Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Business Planet da Verona. Questa settimana parleremo di una delle grandi tendenze dell'imprenditoria, l'innovazione sociale. In altre parole, si tratta di rispondere ai bisogni sociali favorendo al tempo stesso la competitività e creando quindi lavoro. Questi abiti sono creati e commercializzati da un'impresa locale. Il progetto Quid è nato 2 anni fa da un'idea semplice: recuperare i tessuti inutilizzati dei grandi produttori tessili italiani e realizzare collezioni esclusive, curando anche la vendita in temporary store e altri negozi nel nord Italia. L'anno scorso il fatturato è stato di 240.000 euro e quest'anno potrebbe raggiungere i 330.000. Il nostro prodotto è in edizione limitata, ha un impatto positivo sul mercato ed è per questo che abbiamo instaurato delle partnership con brand affermati a livello italiano che hanno apprezzato il nostro progetto. L'obiettivo è sviluppare queste partnership nell'ottica di produrre per i più grandi marchi di prêt-à-porter in Italia e nel resto d'Europa. Un aspetto importante è costituito dalle collaborazioni con altre cooperative sociali di Verona, ma il valore aggiunto del progetto è che promuove il reinserimento lavorativo di donne in situazioni di disagio. È il caso di Emma e delle altre 14 dipendenti. E mi trovavo in carcere per un sbaglio, per circostanze della vita. E di là ho stato 2 anni. In questi 2 anni di là ho imparato a fare tante cose. Di quelle cose ha sido lavorare con loro, conoscere a loro e darmi l'opportunità per poter uscire a lavorare. Questa iniziativa italiana ha ricevuto l'anno scorso un premio europeo per l'innovazione sociale. Vediamo di capire meglio di che cosa si tratta. Per innovazione sociale si intendono i nuovi progetti, servizi e modelli che permettono di soddisfare i bisogni sociali in modo più efficace di come si è fatto finora. Coinvolge ogni settore, dalla salute all'istruzione all'inclusione. L'anno scorso ho incontrato un gruppo di imprenditori che riqualificava edifici in stato di abbandono. L'anno scorso uno dei premi del concorso europeo per l'innovazione in campo sociale è stato conferito al progetto Quid. Il concorso è aperto a tutti i nuovi progetti per combattere la disoccupazione e i suoi effetti sull'economia. Si può vincere fino a 50.000 euro e ottenere aiuto concreto in termini di consulenze e addestramento. Si possono trovare partner, numerosi contatti e talvolta anche clienti. Per noi la chiave del successo è l'unione di aspetti sociali, ambientali e di mercato, proponendo un modello competitivo applicabile a tutte quelle aziende con un interesse etico.